Forse siete tra coloro che il 25 dicembre sono soliti, come Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, fare gli auguri di buon Newtonale per celebrare la nascita di Sir Isaac Newton. Ebbene, primo mito da sfatare, Isaac Newton nacque il 25 dicembre 1642 secondo il calendario giuliano, che all'epoca era ancora applicato in Inghilterra, ma già non più in Italia, e che oggi è stato completamente sostituito dal calendario gregoriano, per il quale la nascita di Newton cade il 3 gennaio del 1643, il che peraltro è seccante perché ci toglie il piacere di avere nello stesso anno, il 1642, la nascita di Newton e la morte di Galileo Galilei, che era avvenuta 11 mesi prima. Ma ci sono tanti miti da sfatare su Isaac Newton, che, come forse ricorderete, come ormai comunemente accettato dagli storici, fu definito da John Maynard Keynes, il celebre economista, non il primo rappresentante dell'età della ragione, ma l'ultimo dei maghi, o addirittura, citando ancora Keynes, l'ultimo bambino miracoloso al quale i magi potessero presentare omaggi sinceri e appropriati. Che Newton avesse dedicato oltre 30 anni tra la pubblicazione della sua opera giovenile De Gravitazione e il suo capolavoro, I Principi a Matematica, a studiare teologia e profezie bibliche, è un fatto oggi abbastanza noto. Fu un segreto ben custodito per quasi 200 anni. La Royal Society, obbligò la famiglia e gli eredi di Newton a nascondere gli scritti, teologici, gli scritti ermetici e di alchimia di Newton, e per quasi 200 anni non se ne seppe più niente, finché alcuni di questi vennero acquistati all'asta da John Maynard Keynes e dall'arabista Yehuda, il quale solo molto faticosamente, dopo aver fatto il giro di molte università, riuscì infine a vendere alcuni di questi testi all'Università di Gerusalemme e quindi renderli noti al grande pubblico. Tale l'importanza che Newton attribuiva a quegli studi che qualcuno si è spinto addirittura a chiedersi non perché un grande scienziato come Newton si sia dedicato allo studio della teologia, ma perché un grande teologo si sia spinto a studiare e a fare scienza. In realtà, però, Isaac Newton non c'era nessuna differenza tra questi due ambiti. Se guardiamo al terzo libro dei Principia, Il sistema del mondo, sicuramente la parte più nota dei Principia matematica, di Newton, in cui vengono espresse le leggi della gravitazione universale, nonché i principi alla base della sua filosofia sperimentale, così la chiamava, ebbene, vediamo che alcuni di questi principi, che sono alla base del metodo scientifico, vennero usati da Newton anche nei suoi studi di esegesi biblica. Il principio secondo cui i fenomeni naturali identici possono essere spiegati dalla stessa causa che egli applicherà allo studio della gravitazione, che avviene nello stesso modo per gli oggetti sulla Terra e per i corpi celesti, e quindi non necessita di moltiplicare cause ed enti inutili, perché la natura, o Dio, privilegia una semplicità e non la confusione. E il principio per cui la filosofia sperimentale, scrive ancora Newton, si basa sull'induzione delle cause dall'osservazione, sono oggi indubbiamente alla base del metodo scientifico. Beh, Newton li applicò anche allo studio della Bibbia. Se leggiamo il trattato sull'Apocalisse, che è il più noto anche in Italia degli studi biblici, d'esegesi di Newton, ci rendiamo conto che il suo intento era di applicare quel metodo scientifico prototipale principalmente allo studio di quei testi. Per esempio, Newton riesce a dimostrare, secondo lui, che alcuni dei passi dell'Apocalisse di Giovanni, che chiudono il Nuovo Testamento, fanno riferimento a luoghi dell'Antico Testamento, in particolare a dei passi del libro di Daniele, il più celebre dei libri delle profezie. E questo serve a Newton per cercare di dimostrare il senso ultimo di quei testi. E peraltro lo spinge anche a mettere in discussione i dogmi e gli assiomi del cristianesimo, che erano diffusi anche nella Chiesa anglicana. Bisogna ricordare che Newton, che divenne docente della Trinity College all'Università di Cambridge, era in parte costretto a diventare un prete anglicano, cosa che si vide bene dal fare. E addirittura, a quanto sembra in punto di morte, decise di non farsi somministrare l'estrema unzione perché era arrivato a mettere in discussione il dogma trinitario, perché secondo la lettura della Bibbia, effettivamente questo dogma non aveva alcuna base nel testo sacro, ed era stata una manipolazione successiva. Questo ci spinge anche a capire perché Newton tenne nascosti non solo tutti i suoi scritti
religiosi o ermetici o alchemici, ma anche perché ebbe tante difficoltà a rendere pubbliche le sue scoperte. Pensiamo soprattutto al famoso dibattito sul calcolo infinitesimale o calcolo differenziale, come invece lo denominò Leibniz, che lo rese poi noto al mondo intero. La famosa disputa tra Newton e Leibniz su chi avesse inventato per primo il calcolo infinitesimale, che avrebbe fatto fare un enorme passo avanti all'algebra, si deve al fatto che Newton, che indubbiamente, secondo gli storici moderni, scoprì gli elementi del calcolo infinitesimale fin da quando aveva poco più di 20 anni, tenne nascoste queste scoperte alla comunità scientifica, ma le rese note soltanto a un piccolo gruppo di persone, tra cui Isaac Barrow, il suo mentore, che a soli 27 anni, quando Newton aveva soli 27 anni, gli cedette la cattedra lucasiana di matematica, la stessa cattedra che sarebbe poi andata in futuro, tra gli altri, a Charles Babbage, a Paul Dirac e a Stephen Hawking. Newton pervenne a molte intuizioni prima del tempo, non soltanto il calcolo infinitesimale e naturalmente la legge della gravitazione universale o l'ottica, che sono appunto le sue grandi teorie scientifiche. Un esempio è l'idea che la luce avesse una natura corpuscolare, che fu anche derisa perché nel Settecento e poi soprattutto nell'Ottocento l'idea che la luce sia invece un'onda, si consoliderà soprattutto con la teoria dell'elettromagnetismo. E dovremmo aspettare il Novecento con la scoperta dei quanti di luce per dimostrare che Newton ci aveva visto giusto e che in effetti la luce, oggi sappiamo, presenta un carattere duale e al tempo stesso onda e particella. Ma alcune delle grandi intuizioni di Newton derivavano anche dal suo background teologico e filosofico. Per esempio, nel sistema del mondo, Newton afferma di non conoscere la causa della forza di gravitazione, da qui la famosa affermazione ipotesis non fingo, cioè non invento ipotesi, perché Newton non sapeva che cosa producesse la forza di gravitazione. Però di sicuro diceva non sono i vortici di Cartesio. La messa in discussione degli assiomi cartesiani era una messa in discussione dell'universo meccanicistico. A volte sbagliamo pensando che Newton fu uno dei grandi teorici dell'universo meccanico, quando non è affatto così. Newton mise in discussione l'idea dell'universo, del plenum, che secondo Cartesio riempie tutto l'universo, e ripristinò l'idea del vuoto, cioè un universo essenzialmente vuoto, che è quello che poi è l'attuale moderno modello cosmologico, ma che all'epoca fu respinto perché non si poteva accettare l'idea che la forza di gravitazione si propagasse nel vuoto, addirittura per azione diretta, secondo Newton, anche se su questo avanzò delle teorie alternative. E il fatto di avere un universo vuoto attraverso cui si propagano le forze restituisce, secondo Newton, un ruolo a Dio, che invece l'universo meccanico di Cartesio avrebbe reso del tutto inutile. E noi dobbiamo a Newton soprattutto l'aspetto, la scoperta del fatto che le stesse leggi fisiche che regolano i fenomeni naturali sulla Terra valgono anche per i fenomeni del cielo. Questa considerazione, che forse sembra banale, fu veramente l'assioma della rivoluzione newtoniana, della sintesi newtoniana, come è stata chiamata. Sintesi perché sostituiva alla filosofia aristotelica e scolastica, che invece prevedeva una distinzione netta tra il mondo terreno, dove dominano i quattro elementi, l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria, e il regno dei cieli, delle sfere concentriche, dove l'unico elemento dominante è quello dell'etere e tutti i corpi celesti descrivono orbite perfettamente circolari, perché il cerchio è una forma geometrica perfetta. Bene, Newton elimina tutti questi barocchismi e restituisce un'immagine dell'universo in cui la Terra non è più centrale, ma in cui esiste un'unica causa per tutti i fenomeni naturali che avvengono in terra o che avvengano in cielo. Lo stesso meccanismo che fa cadere le mele dall'albero è il meccanismo che fa sì che la Luna giri intorno alla Terra e la Terra giri intorno al Sole. Quindi, anche se è vero che Newton fu, potremmo dire, come Keynes, l'ultimo dei maghi, possiamo comunque celebrarlo il 25 dicembre o qualsiasi giorno dell'anno con gli immortali versi di Alexander Pope, che appunto dedicò a Newton il giorno della sua morte,
La natura, le leggi di natura, scrive Alexander Pope, giacevano nascoste nelle tenebre. Dio disse che Newton sia e si fece luce.